Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Francesco Siciliani per iPhoneItalia.com. In questa rubrica andremo ad analizzare, in dei video molto brevi, alcune funzioni e caratteristiche di iOS in modo da aiutare tutti gli utenti alle prime armi ad usare al meglio il proprio iPhone. Quindi vi anticipo già che tratteremo argomenti semplici e funzioni di base, quindi molti di voi già le conosceranno. Però non solo, ci capiterà anche di vedere qualche trucchetto utile per sfruttare al meglio l'iPhone di Apple, che magari non tutti conosceranno. Va bene, possiamo iniziare. In questa quinta puntata andiamo a vedere come abilitare la modalità scala di grigi su iOS 8. Sfatiamo subito il mito: questa modalità non funziona come sulle controparti Android, perché il display LCD non permette un risparmio energetico se in bianco e nero. Quindi servirà solamente per migliorare il contrasto di leggibilità, ad esempio di notte, oppure per chi soffre di problemi di vista. Attivandolo dalle impostazioni generali accessibilità, potremo quindi avere tutto il nostro iPhone, quindi tutta l'interfaccia, comprese le applicazioni, in bianco e nero, quindi in scala di grigi. Potremo ovviamente disabilitarlo quando vorremo direttamente dallo stesso percorso, ma possiamo anche andare sempre in accessibilità, sulla sezione abbreviazioni accessibilità, a generare delle scorciatoie per scala di grigi e anche per altre opzioni dell'accessibilità come il voice over, lo zoom, eccetera, come un triplo tocco. Quindi se premeremo tre volte il pulsante si attiverà questo menu che ci chiederà l'opzione da attivare. Bene ragazzi, per questo video abbiamo finito. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!